Non è affatto la prima volta che avvengono degli incidenti stradali all'altezza di Rio Secco lungo Viale Romagna. L'ultimo, in ordine di tempo, è successo nel fine settimana, quando a scontrarsi tra la rotonda e la chiesa sono stati due mezzi, un furgone e una Fiat Panda, con il conducente dell'autocarro finito in ospedale per accertamenti e due ragazzi all'interno della vettura usciti illesi. Ma dopo l'ennesimo episodio di questo genere emerge di nuovo la questione della sicurezza stradale in questa parte del capoluogo di Ternate. Il tutto, come dicono diversi residenti e cittadini che vivono o transitano nella zona con cui abbiamo parlato, molto probabilmente dovuto a un'arteria molto trafficata, con tanti incroci di strade che si restringe in più punti e con la rotatoria costruita anni fa che non sembra aver risolto il problema dell'alta velocità tenuta da alcuni automobilisti. Una problematica questa confermata ai nostri microfoni. C'è una questione Zero, sicurezza stradale? zero, zero, perché vanno velocissimi. Purtroppo non c'è niente. Qui vanno tutta raffica. Sì. La velocità è un po' il problema? E sono gli stessi cittadini a chiedere soluzioni. Quindi la soluzione potrebbe essere? Non lo so, dovrebbe essere più controllata forse, mettere quelle macchinette veramente che fanno le multe.